Ciao a tutti, benvenuti. E per 7 secondi avevo dimenticato l'uso e il dono della parola e della voce. Sottovoce. Benvenuti allo stuzzichino del martedì, edizione natalizia. Edizione natalizia! E già il primo libro di Natale della mia playlist, della mia. Ok. È una certa ora, sono le 22:14 al momento. Ho appena finito di rassettare tutta la cucina, sono a posto, ho il pigiamino, mi sono già bellecche lavata. Fra poco andrò a letto con il mio libro e anche l'orsacchiotto, ma questo non interessa. Il libro che vi presento stasera nello stuzzichino per l'appunto, perché voi credevate che non tornavo allo stuzzichino martedì, ma siccome stasera sono un po'. Vabbè. 1º dicembre, Natale. E il libro che mi porterò stasera a letto è un altro, è un'anteprima che esce il 4 dicembre, del quale vi parlerò fra poco. Oggi quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, forse un paio di giorni. E invece vi presento il libro che leggerò come prossimo. Capite che tipo le 22:15 vediamo di uscirne sani e andiamo tutti a letto con la camomilla. Allora, ricominciamo da capo e chiedo scusa. Il libro che vi presento ora fa parte dell'ebook natalizi che ho preparato insieme alle mie amiche compagne di merendine, le amiche disgraziate, perché questo mese cercherò di mettere la lettura normale il più in pausa possibile per quanto posso evitarle e mi dedicherò solo a letture natalizie. Oggi mi sono già sparata il primo ed è amare, pucciose, eccetera. Infatti già nel blog sì, c'è la recensione, un mini pensierino perché non è che sono molto storica. Il secondo libro che vi presento, è Il Miracolo di Natale di R.J. Scott. Ce l'abbiamo fatta. Allora, vi leggo la trama. Per Zachary Weston, Natale significa dormire su una panchina nel sagrato di una chiesa, sotto alla neve e senza nessuna speranza per il futuro. Cacciato di casa a causa della sua omosessualità, Zach si ritrova senza soldi e senza un posto dove andare, finché uno sconosciuto non gli dimostra che lo spirito del Natale non è morto. Ben Hamilton è un novellino appena assunto dalla stazione di polizia nel paese in cui è cresciuto. La notte della vigilia trova un giovane sconosciuto addormentato su una panchina. Sarà capace di compiere per lui un autentico miracolo di Natale? Già sono in modalità Jingle Bell, Jingle Bell. Allora, vi leggo dal primo capitolo, il primo Natale e lo stuzzichino. Ehi, non puoi dormire qui. Zachary Weston aveva chiuso gli occhi e si era abbandonato al sonno, troppo esausto per riuscire a resistere alla neve. Alla fine aveva ceduto all'oblio della disperazione, nonostante le fitte lancinanti che gli trafiggevano la parte bassa della schiena. Era tutta la settimana che le sopportava, grazie anche alle temperature rigide che, se da un lato gli gelavano mani e piedi, dall'altro lo aiutavano ad anestetizzare il dolore. Dietro le sue palpebre abbassate un fuoco scoppiettava sopra un paio di alari di metallo e il rosso e l'oro delle fiamme rischiaravano di un bagliore bellissimo la stanza addobbata per il Natale. Nell'angolo più lontano si levava un grosso albero con lucine brillanti, fili vivaci e palline decorate che catturavano e rifulgevano le varie sfumature dell'ambiente. Non puoi dormire qui. I regali erano ammassati per terra, accatastati un po' alla rinfusa, perché ce n'erano veramente tanti. Libri, dischi, vestiti erano avvolti in carte multicolori ornate con fiocchi d'oro e d'argento, il suo nome scarabocchiato su buona parte dei cartoncini. Ehi, non puoi dormire qui. Fuori dalla finestra cadeva la neve, non una tempesta, ma soffici fiocchi che scendevano in danza ipnotica, per andare ad aggiungersi a quelli che si nascondevano, che già nascondevano le forme del giardino ben curato. Il freddo aveva fatto gelare la parte esterna delle finestre e i tentacoli arricciati disegnavano di rigori sinuosi sui vetri che riflettevano le luci colorate dell'albero. Ehi! Zack si chinò e prese il primo regalo, lo sguardo fisso sulla madre, che sorrideva e sembrava felice di vederlo così eccitato, mentre scambiavano un cenno d'intesa con il marito. Gli occhi di entrambi colmi d'amore. Ehi! Qualcuno gli stava parlando dall'esterno, ma lui non poteva vederlo, non che gliene importasse. Sarà
Se si concentrava a fondo, riusciva a focalizzarsi solo sui regali. Fu scosso da un brivido, il freddo cominciava a ghermirlo e si avvicinò istintivamente al fuoco, ma invece di aumentare, il calore sembrò diminuire. Zack aggrottò le sopracciglia. Stupido fuoco! Prese il regalo successivo, ne strappò la carta rosso e argento e scoprì una felpa spessa e calda e soffice di un blu intenso che secondo la mamma si abbinava perfettamente al colore dei suoi occhi. Nonostante si trovasse ormai vicinissimo al fuoco, sentiva ancora freddo, così prese l'indumento e se lo infilò, godendosi il conforto e il tepore del morbido tessuto sulla pelle ghiacciata. Sorrise perché si sentiva avvolto dall'affetto e dall'amore profusi da quel Natale trascorso in famiglia, come nella fe dalla felpa. Non puoi dormire qui, Zack si riscosse. La voce gli risuonò direttamente nell'orecchio e le ultime vestigia del sogno si rivelarono per quello che erano, tenui costruzioni della fantasia. Spalancò gli occhi all'improvviso e il suo sguardo andò immediatamente a posarsi sulla persona che aveva pronunciato delle parole. Da principio non vide granché oltre al baluginio d'argento del distintivo e all'uniforme blu, ma poi incontrò gli occhi associati alla voce. Alla luce tenue dei lampioni, lo sguardo dell'uomo era duro come l'acciaio e delle nuvolette di vapore uscivano dalla bocca a ogni respiro. Merda! Forse qualcuno l'aveva visto e aveva denunciato la sua presenza, oppure il poliziotto l'aveva semplicemente trovato per caso. Comunque fosse, l'avrebbero costretto a spostarsi di nuovo. Zack si strinse addosso la giacca leggera con cui si riparava dal freddo e il ricordo di un tessuto blu e morbido gli riaffiorò alla memoria, lasciandolo un attimo disorientato. E io mi fermo qui con l'idea che questa mi sa che sarà una lettura dove piangerò un pochino. Speriamo di no. Comunque l'amore del Natale. Beh, ce l'abbiamo fatta arrivare alla fine dell'appuntamento, lo stuzzichino del martedì dopo cena. Lo intitolerò così tra parentesi, dopo cena. Vi auguro una buonanotte, se lo vedete domani vi auguro buongiorno o buon pomeriggio o quel cavolo che vi pare tutto di bene. Buon primo giorno di dicembre, buon calendario dell'avvento a tutti e un bacio, vi voglio bene, ciao, alla prossima.